Salve a tutti, carissimi amici di YouTube e non solo. Oggi faremo il video con la nostra Rex Input Logic System RKI 100J, perché naturalmente è stata trasformata in Jet System. Laverò due giacche, come potete vedere. Adesso per farvi vedere, ecco il jet system, vedete l'ugello? Benissimo. Allora, ho già messo il detersivo, eccolo qua, il dash color in polvere. Qui c'ho l'additivo, che è l'omino bianco, candeggina delicata, e poi metterò l'ammorbidente. A posto, chiudiamo. Benissimo, e fin qua ci siamo. Scusate, ma forse da questa parte no, forse è meglio che venga da questa. Allora, dash color, eccolo qua, vedete? Questo è il dash color che io utilizzo. Beh, allora, accendiamo la lavabiancheria, impostiamo programma cotone, non a 60 gradi, 40 mila giri, ok, senza aggiungere alcuna opzione, quindi farà solo 3 risciacqui, che va benissimo per... Start. Allora, voglio rispondere anche su un quesito che mi hanno posto, cioè l'ammorbidente, ok, qualsiasi marca sia. Allora, sul fatto che possono fare male, non è un discorso possono fare male, è più chi può essere allergico all'ammorbidente, come può essere allergico ai detersivi. E quindi il punto è che sappiamo benissimo che un ammorbidente ha una componente comunque grassa. C'è scritto anche di cosa è composto, basta leggere dietro. Quindi penso che ci sia scritto abbastanza chiaramente. Ecco qua, è partito il jet system. Adesso mettiamo il positivo. Ecco qua, benissimo. La componente dietro c'è scritto, perché è obbligatorio che lo scrivano. Poi se qualcuno lo rende incomprensibile, purtroppo, come esempio Coccolino fa, la scrive in ogni lingua italiana. Però comunque la composizione chimica c'è scritto. E vi dico subito, tensioattivi cationici,
altre componenti, profumo, e queste possono essere, sono le essenze, che ti dice tutta la lista dei vari essenze che ci sono. Io vedo, riesco, citronella, è l'unico che sono riuscito a leggere, anche perché poi, ragazzi, le scritte piccole faccio fatica a leggerle adesso, infatti bisogna che mi devo fare un paio di occhiali. Poi c'è, vabbè, conservante, e poi anche questo si sì, è scritto in non in italiano, sembra che veramente lo fanno apposta per non capire la componentistica. Comunque, in sostanza, poi basta che andate anche sul web, quindi ci sono tutte le informazioni chiarissime sulla composizione di un ammorbidente, che ha una componente grassa, ve lo dico, ecco perché tende col tempo a lasciare quel deposito denso nella vaschetta dell'ammorbidente, e quando lo devi tirare via, se ci avete fatto caso, cioè togliere, cosa succede? Non è facile, perché poi rimane e contiene anche, comunque, di là dei conservanti, anche comunque una parte di colorante, ve lo dico. Però vi stavo dicendo, esistono anche gli ammorbidenti biologici per chi è allergico, appunto, per chi purtroppo soffre di allergia e quindi sia detassivo o anche ammorbidenti non riesce, o se no sì, l'aceto. L'unica cosa che l'aceto non lascia, cioè non lascia un profumo, ovvio. Noi siamo abituati a sentire il profumo. Però ricordatevi che gli ammorbidenti professionali che vengono usati a livello industriale sono completamente privi di odore, ve lo dico, non hanno profumazioni. E quindi, come io quando usavo il Coccolino Professional, sì, aveva un po' di profumo, ma molto poco, e poi comunque utilizzandolo sulla biancheria non rimaneva, però la biancheria la lasciava comunque con un certo grado di morbidezza. Poi, ripeto, certo, l'ammorbidente è un componente chimico, teniamo sempre conto questo. Se vogliamo qualcosa di biologico, ci sono adesso gli ammorbidenti come i detassivi biologici. Se vogliamo usare ancora più naturale, c'è l'aceto, che potete usare benissimo anche l'aceto, aggiungendogli quelle gocce di essenza. Esistono delle, che penso che saprete benissimo, delle boccettine di varie essenze, tipo lavanda, muschio bianco, eccetera eccetera, che potete aggiungere 3-4 gocce o 5 a piacere insieme all'aceto, che praticamente l'aceto ammorbidisce, rende più morbido il capo, oltre che anche ne risalta di più i colori. E poi con queste gocce di essenza profumate potete dargli una profumazione. Ecco, per chi non sapesse, ecco, chi vuole usare un sistema naturale
potete fare benissimo questo metodo per chi vuole evitare di usare gli ammorbidenti chimici. Siamo nella fase di lavaggio, stiamo lavando con la nostra REX Input Logic System RKI 100J, una lavabiancheria naturalmente da 45 cm di profondità, 4,5 kg di portata. E queste, vi devo dire, ripeto, erano macchine fatte veramente molto bene, essendo di poca profondità, ma veramente costruite con una logica, con una loro logica efficace e solida. Adesso siamo nella fase di riscaldamento perché vedete il jet system si è interrotto. Siamo sempre nella fase di lavaggio. Vedete che sta facendo il lavaggio a doppia velocità.
Siamo sempre nella fase di lavaggio. Sto effettuando il lavaggio a doppia velocità. Carico acqua di fine lavaggio. Thank you.
Beh, devo dire che queste macchine avevano veramente una grande stabilità, non essendo di profondità ridotta, grazie alla struttura Robotline che facevano una volta. Queste non erano le migliori, sono state le migliori 45 centimetri e 42 centimetri, perché prima le facevano da 42 centimetri, poi dopo da 45. Le migliori su tutto il mercato. La centrifuga intermedia viene effettuata a 650 giri. Primo risciacquo. Scarico acqua del primo risciacquo. Allora, la biancheria effettuerà solo 3 risciacqui, non avendo inserito l'opzione super risciacquo, invece di 4 ne effettuerà solo 3. Grazie.
centrifuga intermedia 650 giri. Secondo risciacquo. Sta facendo il rabocco. Carico acqua del secondo risciacquo. Centrifuga intermedia a 650 giri.
terzo ed ultimo risciacquo con ammorbidente. Carico acqua del terzo ed ultimo risciacquo con ammorbidente e centrifuga finale. Thank you.
650 giri. Novecento. Mille giri.
fase di srotolamento. Sta effettuando la fase di srotolamento. E con questo abbiamo finito il nostro programma di lavaggio. Azzeriamo così azzerato. E adesso mettiamo in asciugatrice. Grazie a tutti, ai prossimi video. Ciao a tutti!